Signori, benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di Assassin's Creed Remastered. Nello scorso episodio abbiamo aiutato nostro padre a capire i piani degli inglesi. Niente, ci siamo un po' buggati, ma non importa. I piani degli inglesi, dove abbiamo capito che... I piani degli inglesi. Detto questo, abbiamo la missione davanti. Ragazzi, come sempre, vi ringrazio per il supporto. Grazie dei like, dei commenti, grazie di tutto quanto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bellissimo like per il video, così l'algoritmo lo fa girare di più nelle home di tutte le persone e magari può piacere ad altre persone oltre che a voi. Però detto questo, raggiungiamo la frontiera. Comunque boys, ci avete pensato a quello che vi ho detto nell'altro video? Cosa ne pensate se mettiamo un video al giorno per Assassin's Creed Black Flag? Secondo me è un'ottima idea. Scrivetemi sempre nei commenti se è una cosa che vi va o meno. E ragazzi, vorrei arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. Veramente manca pochissimo. Quindi se non ti sei iscritto, iscriviti. Fai iscrivere i tuoi amici, così siamo di più, ci divertiamo di più e vi aspetto in live. Sono ogni giorno, quasi ogni giorno, in live nel mio canale YouTube, dalle 4:30-5 in poi. Per sapere quando escono i video, quando entro in live, se faccio live, se non faccio live, seguimi su Instagram, trovate tutti i link in descrizione dei miei social, se vi va. Tanto noi qua stiamo per fare una strage. Voilà. A cazzotti proprio. Oh no. Niente, quando ti bloccano così è impossibile sfuggire. Bam bam bam. Bravi, eh? Complimenti. Cosa, non è morto quello? Olle. Ma siete degli infami di merda però, eh? Le stragi di Connor, da solo fa fuori un esercito. GG. Sto giocando parecchio male in questi video, ma perché sto giocando a molti videogiochi in questo periodo, no? Quindi faccio un po' casino con le sensibilità, con i comandi. Vabbè, insomma. Adesso mi riprendo, non preoccupatevi, boys. Beh, ragazzi, inutile dirvi che ci vediamo là alla missione, perché sarà una bella cavalcata lunga. Ok, ragazzi, dovremmo essere quasi arrivati. Diciamo che ci abbiamo messo un pochino perché la strada è lunga. Il cavallo ha deciso di impazzire e non salire, anzi, non scendere più da... letteralmente da un saltino mezzo metro, non capisco. Però ci siamo quasi. Ora, in teoria, dobbiamo avvertire Washington o comunque parlare con lui. Basta, mi sono rotto le palle di questo cavallo, guarda. Tanto non fa quello che chiedo. Forse non sono neanche dalla parte giusta, boys, eh. Sì, dai, 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 qua sotto. Let's go. Dovremmo dire ciò che sappiamo a Lee, non a Washington. Tu pensi che lo favorisca? Ma il nemico è un'idea, non uno stato. È sbagliato imporre l'obbedienza, che sia la corona inglese o la croce templare. E spero che col tempo anche gli alisti lo capiscano, perché anche loro sono vittime. Combatti la tirannia, l'ingiustizia. Ma questi sono sintomi. La vera causa è la debolezza umana. Perché credi che continui a mostrarti gli errori che commetti? Tu parli molto, sì, ma non mi hai mostrato nulla. Allora dovremmo porre rimedio, giusto? mi mostri padre. Signore. Salve, Connor. Qual buon vento? Gli inglesi hanno richiamato gli uomini da Filadelfia. Marciano su New York. Molto bene. Sposterò le truppe a Monmouth. Se le invieremo là, finalmente avremo la meglio. E questa che cos'è? Corrispondenza privata. Ma certo. Vuoi sapere di che si tratta, Connor? Sembra che il tuo amico qui abbia ordinato di attaccare il tuo villaggio. Anche se la parola attacco è riduttiva. Diteglielo, comandante. Oh, pezzo di merda. Ho riferito che alcuni indiani stanno collaborando con gli inglesi. Ho solo chiesto ai miei di fermarli. Bruciando i villaggi e spargendo sale sulla terra, ordinando il loro sterminio, qui c'è scritto questo. Connor, devi ucciderlo. Non è la prima volta. Ditegli che avete fatto 14 anni fa. Era tanto tempo fa. La guerra dei 7 anni. Ora hai visto che anche il tuo grand'uomo è come tutti gli altri.
Accampa scuse, fa scaricabarile, davvero qualsiasi cosa, insomma, tranne assumersi la responsabilità! Basta! Ora non conta cosa ha fatto e perché. Ciò che conta è la mia gente. Allora andiamo. No. Noi due abbiamo chiuso. Ah, figlio. Così. Mi credi così ingenuo da farmi cambiare idea chiamandomi figlio? Da quanto hai questa informazione? O dovrei credere che l'hai scoperto solo ora? Il sangue di mia madre forse macchia le mani di un altro, ma Charles Lee è comunque un mostro. E tutto ciò che fa lo fa su tuo ordine. Ah sì. Ti avverto entrambi. Ucciderò chiunque voglia seguirmi o ostacolarmi. Mamma Connor, che carisma. Zio, devi ucciderli tutti e due questi bastardi di merda. Hai ragione. Ovviamente ragazzi, io so già come va a finire, eh. Ho giocato più e più volte questo gioco ed è veramente una figata. Ora ragazzi, dobbiamo molto probabilmente salvare la nostra gente, i nostri amici indiani, la nostra famiglia, i nostri amici. Dai, corri, corri. Ok ragazzi, allora ne abbiamo fatti fuori 4 su 5. Non vi ho fatto vedere nulla perché no. Per finire la missione dobbiamo uccidere i messaggeri, cosa che non avevo letto prima. E mi sono buttato in mezzo proprio all'esercito e siamo morti. Fuck. Ok, ora in teoria siamo riusciti. Devo cercarmi che il villaggio sia salvo. Sì. Perché qua sotto c'erano un botto di soldati, ragazzi, ma tantissimi, che erano pronti per distruggere la nostra famiglia, i nostri amici indiani. Sperando che sia tutto a posto adesso invece, ma credo di sì. Entriamo a cavallo proprio a cazzo duro. Beh, questi erano già armati però, eh. Forse se l'aspettavano. Vecchia! Radun hagedu! Za shewe, nekti ohnujera. Wakkanu dunyu hue dogati ga oya lungwe ayezene sege. Unka giga oya lungwe. Deo ne gujes, Charles Lee. Luana tukwa, yasagoya tahawe, kano dogu dano dohkara ni hadi. Merda. Ka nuwe nye honenu. Wate sagodi dashtana, zini hadi, ayun kiyun hun dakwa. Ya, yatet kari huayeri. Ona jera di desat ni kuhare. Ya kontak desa duhundani ne giga ne aya guaderio. Onak ti as chaga ne te domzom da kedaste. Vai vai vai. Dobbiamo andare. Ok, devo fermare il nostro amico, il mio amico, usando attacchi non letali, ok? Azz. Questi vogliono attaccarli, ma non hanno capito che è una cazzata farlo. Cioè, in 6 contro un esercito, non siete mica come me, boys. Stupido. Madonna, sì, ma con un pugno da dietro così te lo uccidi veramente, eh. Non letale. A me sembra letale questa cosa. Bam, morto. Ah, stupido. Una cross line degna di Undertaker. Quella di Connor. Dai che ci sei, fagli anche un suplex, tanto li stai ammazzando così. Bam, questo è morto, è la ginocchiata che uccide. Come è rimasto piegato, povero. Ve la siete cercata, boys, però, eh. Questo non lo uccido. Bam. Quello è morto palesemente, ragazzi, posso farci nulla. Uè, che bella questa sound. Dai, dai, passa. Niente, questo mi ha cioccato. Boom! Questo era quasi arrivato, eh. Scana kana dogo. Fatun hagedum. The was it done it go. Asso vuoi? Hoda. Guego mo hakrori ne Charles Lee. But triot de hona de honzonia yun kia wanto. Dono gon easy I say in what is it? A tsoga tigarungwe. Wahanru zi dizat ni gora denyu. Zi yasta de nyanda dusko ni gora gani.
Nixi ona gonrunete. Tiunguan hugarmde. Te got your scar, Gigi. Connect you what your scars, you what Gwenya has in a square at the new statsege. Then you start Nigora di Hanto. Then what doesn't want ducks at the Nezungue da Suma. Zadarissa. Beh, non capisci un cazzo, bro, eh? Ma porco il cazzo. Ma se non lo facevo, cosa faceva? Mi ammazzava? Yao Tena, Tatis Adonsum, Zigado Hetzane, Radunagedum. Ma porca troia. Mountmath, Wasadajit, Asagonatumase, Zinaholdum Patriot, Renadino Yuni, Jurassaga, Asagonasete. Oh, Doctor Gigan, what are you? Rono Dio, oh, te quenium. Unge non guetta summa. Oh, diata non statunge. Merda. Lacrime virili qua, ragazzi. Non vado a inguaiata non statunge. Ona vostra doressa in giataro. Porca troia. Vabbè, non potevamo fare altrimenti, ci volevo uccidere. È stata legittima difesa, per carità, eh. Però questa cosa non me la ricordavo minimamente. Questo è proprio brutto gesto che segna profondamente Connor, perché abbiamo lavorato con nostro padre che è un templare, ci stava facendo lavaggio del cervello. Abbiamo lavorato per Washington e quel bastardo ci ha mandato le truppe per uccidere la nostra famiglia. Per questo sto rincoglionito del nostro amico ha creduto a ogni parola, quindi ci stava per uccidere. Noi abbiamo ucciso il nostro amico, quindi adesso qua non si fa sconti per nessuno. Voglio vederli tutti morti, tutti. Mi dispiace, bro. Aspetta, mettiamolo dentro un cespuglio almeno, va. Così non lo trovano. Vabbè, ragazzi, detto questo, è stato un episodio per certi lati un po' straziante, perché ci sono rimasto veramente male per quello che è appena successo, perché non mi ricordavo della morte del nostro amico, tantomeno che fossimo stati noi ad ucciderlo. Comunque, detto questo, lascia un like, lascia un commentino rispondendo alle domande o comunque rispondendo a quello che ti ho detto a inizio video. Quindi se sei arrivato fino a questo punto, bro, ti sei un grande, ti sei un eroe. Arriviamo a 1000 iscritti entro fine anno, perché sarebbe veramente un bel regalo di Natale per me. Avanti, boys, fatemi questo regalo, please. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bella.